Cos'è lo stile shabby chic e come può risplendere nella tua casa? Shabby chic è uno stile di arredamento che abbraccia un look vissuto e usurato. Lo stile shabby chic ha qualcosa di rassicurante e insieme molto curato. Se a questo si aggiungono colori tenui, un mix di arredi vintage e nuovi accenti femminili, ecco che il quadro comincia a delinearsi. Abbiamo parlato con alcuni interior designer che ci hanno illustrato la storia di questo stile e le sue caratteristiche principali. Ci hanno anche fornito molti consigli utili per arredare la tua casa in stile shabby chic. Lo stile shabby chic. Il termine shabby chic ha avuto origine negli anni 80. Nel design, questo era un periodo in cui l'opulenza e la decadenza erano al centro della scena. Dagli attici eleganti alle lobby aziendali, piene di marmi e ottoni scintillanti. Lo stile elegante era facile da trovare. È logico che sia emerso un look alternativo, pieno di pezzi ricchi di storia che mostravano la vernice scheggiata, così come di reperti vintage che vantavano uno stile femminile. Sono diversi gli elementi che contribuiscono a caratterizzare lo stile shabby chic. Per cominciare, i mobili usurati creano un aspetto antico. Alcuni arredi sono veri e propri pezzi d'antiquariato, che rivelano strati di vernice quando gli strati esterni iniziano a staccarsi. In altri casi, i mobili sono stati sottoposti a un processo di distress, che prevede la levigatura e altre tecniche che conferiscono al mobile un aspetto invecchiato. Anche smalti e finiture speciali possono creare un pezzo con un senso di storia. I tessuti comodi sono molto popolari quando si parla di stile, con il cotone e il lino come scelte principali. I motivi floreali e femminili sono spesso in evidenza e i tessuti vintage possono fungere da splendidi accenti. Negli interni shabby chic regnano le tonalità tenui. Il bianco e il beige brillanti sono sempre in voga, così come i colori pastello come il rosa, la lavanda e l'azzurro. Ma si possono trovare anche tonalità vivaci come il turchese, soprattutto quando si tratta di mobili dipinti. Non dimenticare il ruolo degli accessori vintage negli spazi shabby chic. Che si tratti di veri oggetti vintage e antichi, lampadari, porcellane, maniglie per porte interne, eccetera. O di oggetti nuovi che sembrano vintage, tovaglioli, bicchieri di vetro e altro. L'effetto complessivo è affascinante, ma accessibile. Le origini dello shabby style. Come dicevamo prima, lo stile shabby chic è diventato molto popolare negli anni 80 e 90. Ha avuto un'impennata di popolarità dopo che la designer Rachel Ashwell ha aperto un negozio con lo stesso nome e ha iniziato a collaborare con la grande distribuzione come target per rendere i prodotti in stile shabby chic, facilmente disponibili al pubblico. Sebbene negli anni successivi all'ascesa di Ashwell siano emerse altre estetiche, la designer Kerry Leskovitz sapeva che era solo questione di tempo prima che lo shabby chic diventasse di nuovo mainstream. Bentornata Rachel Ashwell, ci sei mancata con la tua estetica shabby chic, dice Leskovitz. Non mi sorprende che il look shabby chic, che era così popolare negli anni 90, stia ora vedendo una rinascita. Ciò che passa viene ripreso, ma attualmente è più snello e più raffinato per una nuova generazione. Il look, che una volta era una tendenza stanca, ora sembra collaudato e vero, con qualche modifica. Leskovitz attribuisce il ritorno allo stile shabby chic all'aumento del tempo trascorso a casa negli ultimi anni. La gente cercava la familiarità, il calore e il comfort della propria casa quando la pandemia ha preso piede, spiega Leskovitz. La profonda consapevolezza che la nostra casa è più di un indirizzo è diventata particolarmente diffusa. La spiegazione dello stile fornita dalla designer Amy Leffering conferma questo punto. Lo shabby chic è uno stile che si basa su un comfort vissuto e su un fascino antico, afferma la designer. Crea un'immediata sensazione di familiarità e di calore, e può rendere accogliente uno spazio senza impegnarsi troppo. Caratteristiche principali shabby chic stile. La designer Lauren De Bello descrive lo stile shabby chic come un'alternativa classica e romantica a stili più opulenti, come l'art déco. Aggiunge, le prime cose che mi vengono in mente quando penso allo shabby chic sono la pulizia, il lino bianco e i mobili antichi. I mobili invecchiati, spesso rivestiti di vernice gessata, i motivi floreali,
Le tonalità tenui e i volant sono altre caratteristiche chiave di uno stile shabby chic. Aggiunge Leskovitz. Il look shabby è definito dal suo aspetto vintage e rilassato. Ha una sensazione romantica e autentica.